gigante. Di tutti i regni sono il più sorprendente, una forma di vita estremamente diffusa su tutti gli ambienti del pianeta, dal più profondo degli abissi alla più alta delle montagne, in pieno deserto o nella tundra, ovunque si trovano forme di vita vegetali, queste creature totalmente autotrofe, capaci di ricavare tutto il nutrimento necessario dal sole e dall'anidride carbonica nell'aria, senza dover parassitare sugli altri esseri viventi. Vi sono più di 300.000 specie di piante diverse, monocellulari, pluricellulari, complesse, semplici, gigantesche, minuscole, innocue e carnivore. Le piante hanno i metabolismi più sorprendenti, capaci di produrre veleni, proteine e farmaci complessi, droghe e segnalatori di vario tipo. Le forme di vita più longeve del pianeta sono piante, le forme di vita più antiche ancora in vita sono piante, le forme di vita ad arrivare per prime sulla terraferma sono piante. Sono essenziali in ogni habitat, perché tutti gli animali, dal più carnivoro al più vegano di Facebook, dipendono dall'esistenza delle piante. E tutto questo lo hanno raggiunto senza cervello, senza veri sensi, senza potersi muovere. Sono le forme di vita più primitive eppure così di successo. Ma dall'attuale ricerca risulta che le piante sono molto più tenaci di quanto pensassimo. Diverse piante sono capaci di muoversi per evitare ostacoli o raggiungere la luce. Diverse piante sono capaci di difendersi o addirittura attaccare animali e nutrirsene. E le piante stesse si nutrono di ciò che i batteri riciclano dai nostri cadaveri sulla Terra. In un certo senso le piante sono i veri predatori, perché non importa quanto siamo forti, alla fine siamo tutti concime per margherite. Le piante hanno un complesso metabolismo che le fa reagire all'ambiente esterno, le fa adattare. Le piante comunicano fra di loro in caso di pericolo, segnalano alle altre piante se succede qualcosa. Da questo punto di vista sono molto più coscienti di una cozza. Eppure per i vegani la cozza è superiore alla pianta, anche se non ha queste capacità comunicative. Si ritiene che certe piante siano capaci di una sorta di protocoscienza collettiva, collegando tutte le loro radici, comunicando, scambiandosi segnalatori, distribuendo nutrienti alle piante che ne hanno più bisogno da quelle che ne hanno già. E quando una pianta muore, la rete sotterranea sopravvive e può produrre nuovi individui altrove. Si ritiene che l'organismo più vecchio sulla Terra, Pando, una foresta che funziona in questo modo, abbia 80.000 anni. Questa foresta ha visto quasi tutta la storia dell'umanità. Mi sono sempre chiesto quale sarà il prossimo passo dell'evoluzione delle piante, e anche loro, se possono raggiungere un'eventuale intelligenza pari a quella umana. SCP-1262 è un insieme di piante verdi capaci di crescita rapidissima, se lasciate in presenza di luce o tessuti organici. Le radici crescono a un ritmo di 0,22 metri al secondo e possono raggiungere un chilometro di lunghezza per trovare nutrimento. Si rigenera rapidamente e ha un'innata resistenza a molti tipi di radiazione, temperatura e pressione. Se non viene tenuto sotto controllo, si espanderà e formerà strutture complesse con meccanismi difensivi, compresi meccanismi di rinascita di allucinogeni e acidi. SCP-1689 è una sacca di patate dei poteri paranormali. La sacca contiene 200 patate, all'interno è più grande dell'esterno, prevede una dilatazione spaziale. Il sacco è completamente pieno. Quando ci sono delle porzioni di spazio vuote, le piante iniziano ad avere delle crescite similtumorali, riempiendo tutti gli spazi disponibili, senza limiti. SCP-1816 è un bonsai. Quando un mammifero gravido si avvicina, il feto che si sta sviluppando verrà affetto da diverse malformazioni. Nanismo, anomalità congenite, atassia, ritardo mentale. Nonostante tutte queste malformazioni dovrebbero produrre un aborto o una durata vitale minore, il feto vivrà quanto un soggetto normale. SCP-306 è un fungo di cui si possono inalare le spore, cosa che produce lesioni di forma tumorale che si espandono sempre di più, simili a quelle date da infezione da HPV. Le cellule cambieranno struttura, i tessuti si riformeranno, ci saranno modifiche fisiologiche sempre più importanti, una pigmentazione che diventerà anormale, la pelle diventerà sempre più permeabile all'acqua, gli organi diventeranno più piccoli, lo scheletro cambierà forma, l'intelletto diventerà più carente, diventando simili, infine, a degli anfibi. SCP-1621 ha dei fiori che usano C12F6 al posto del polline, un pericoloso inodore e incolore acido che diventa gas a 13 gradi Celsius e che attira gli animali e gli insetti, ma a bassissime concentrazioni è letale in 15 minuti. Il suo nettare è altamente corrosivo, tossico e combustibile, capace di creare una fiamma estremamente longeva che reagisce violentemente con acqua, ghiaccio e silicone. Non è compatibile con olio e composti organici e metalli. La pianta si espande rapidamente, diffondendosi ed eliminando tutte le altre piante corrodendole. Basta semplicemente che piova per attivare il gas letale. SCP-824 è un albero erbivoro. È capace di piegare i rami e le radici a qualsiasi angolazione e quando entra in contatto con una pianta diversa, la avvolgerà nelle sue terminazioni, assorbendo tutti i nutrienti. Si dice che le sue radici abbiano assorbito cadaveri di numerosi cimiteri diversi. SCP-046 è una massa botanica predatrice, composta da una serie di piante capaci di attirare gli animali tramite allucinazioni, soprattutto quelli che si trovano in pericolo di vita o con malattie terminali
terminali o problemi psicologici che inducono a tendenze autodistruttive. Una volta arrivati sul terreno di SCP-046, verranno attaccati da una combinazione mostruosa di organismi saprofiti e di infezioni opportunistiche, compreso i tremendi strains resistenti alla meticillina di Staphylococcus aureus, uno dei batteri più pericolosi di questo pianeta, detto il batterio mangiacarne, forme fungine simili a Stachybotrys, che induce una fortissima paralisi, ed infine una serie di insetti sconosciuti che emergono dal terreno. SCP-046 digerisce lentamente e completamente la carcassa dell'animale, che si decompone con una velocità sorprendente. SCP-697 sono una serie di elementi tossici, un centinaio per l'esattezza, contenuti in un centinaio di secchi. Quando questo liquido pieno di elementi tossici viene a contatto con qualsiasi cosa che non sia il secchio, inizierà a convertire quasi tutte le forme di solide e di materia in un organismo vegetale simile ad un prato, terraformando l'area che lo circonda. Se solo una goccia dovesse toccare un essere umano, ad esempio, le cellule saranno rotte nei loro componenti elementari e digerite dalla pianta che si espanderà. Non fanno fotosintesi, ma producono argon e cobalto, che se inalati possono produrre danni cardiopolmonari ed effetti neurotossici. Questo prato alieno continua ad espandersi se non viene fermato. Immaginate cosa potrebbe succedere se ricoprisse l'intero pianeta, trasformandolo in una gigantesca serra piena di gas letali per qualsiasi forma di vita non vegetale. È uno degli SCP più pericolosi in mano alla Fondazione. SCP-1421 è una quercia che è capace di assorbire qualsiasi fonte d'energia, sia elettrica che chimica, nelle vicinanze. Se nelle vicinanze c'è un animale, questo cadrà in una sorta di coma profondo. Scavato nel legno del tronco si possono intravedere la faccia e la mano di un uomo, di razza bianca caucasica. I soggetti vicino all'albero possono sentirlo parlare nonostante gli strumenti non rivelino alcun movimento o suono. L'uomo produce delle profezie desiderate dal soggetto, e se questo farà qualcosa per lui, le profezie si avvereranno. Le azioni sono frequentemente antietiche, illegali o moralmente ambigue, comprese l'umiliazione professionale, il furto, il danno, l'omicidio. Ci si chiede com'è che quell'uomo sia finito in quell'albero. La risposta potrebbe darla forse SCP-867, che è un tipo di albero le cui foglie hanno strutture cave simili ad aghi ipodermici, che contengono un piccolo seme e del gas alla base. Quando un animale sfiora le foglie, gli aghi vengono attivati, iniettando un liquido delle proprietà anestetiche e coagulanti, che rendono l'iniezione difficile da notare o sentire. I semi possono rimanere dormienti a lungo, per poi iniziare a crescere, producendo radici nel sistema circolatorio. Questo causa un dolore atroce nel soggetto, che alla fine morirà, e le radici e i rami usciranno espandendosi nel sistema circolatorio, uscendo da vene e arterie come se fossero rami, fino a quando il corpo non diventerà un tronco. Le mani dei rami, le gambe, le radici, l'ospite sarà diventato un albero. Credo che questo SCP non piaccia molto ad Apollo. SCP-1710 è composto da due alberi capaci di emettere suoni e vocalizzare i versi di un mammiferi, rettili, volatili più vicini nel raggio di 1,5 metri. Quando vicino c'è un umano, i due alberi emettono voci umane che ricordano amici o parenti deceduti della persona. La temperatura di superficie dell'albero è -67,25 gradi centigradi, anche se non si direbbe all'apparenza. La sua superficie inoltre ha delle irregolarità estremamente affilate e toccarlo può causare lacerazioni. SCP-1001 è un albero cavo, al cui interno c'è una soluzione altamente caustica di acido idroclorico ed enzimi digestivi. Può ridurre 50 kg di tessuti animali soffici in una pappetta liquida in soli 20 minuti. È un albero carnivoro, che usa i suoi rami per catturare le prede ed inserirle nella sua cavità centrale, dove verranno digerite. È capace di rimanere in attesa di un animale abbastanza largo, circa 40 kg, per poi attaccarlo come fanno diversi animali marini. Per attirare gli animali è capace di produrre suoni che li attirano. Adora gli animali intelligenti, soprattutto quelli capaci di usare oggetti, come i primati. Per questo motivo l'uomo è la sua preda preferita. Non è capace di digerire i tessuti duri, come le ossa, che vengono portati nelle radici in profondità, dove non possono essere visti. SCP-401 sembra un albero normalissimo, ma all'interno la fisiologia umana sostituisce quella vegetale. Il tronco contiene una colonna vertebrale, tendini, muscoli, organi e molto altro. I rami hanno ossa analoghe alle braccia e sono capaci di muoversi. Le radici assomigliano ad esofagi, e alla fine di ogni radice c'è una bocca formata con lingua prensile ed è dotato di un lungo tratto digestivo unito. Alla fine dei rami ci sono delle strutture analoghe alle dita che terminano con degli occhi. Nonostante sia biologicamente maschio, durante la fioritura produrrà organi sessuali femminili e un utero funzionante. SCP-835 è una grandissima massa di polipi simili a coralli, che pesa 8 tonnellate, è dotata di tentacoli prensili appiccicosi, forti abbastanza da danneggiare l'acciaio. È un corallo mostruosamente resistente, capace di resistere a trivelle di diamante ad alta potenza, e cresce molto in fretta. La cosa sorprendente è che questo SCP è composto da componenti biologiche umane, i cui si sono fatti da calcio super denso, i polipi sono circondati da denti, i tentacoli sono fatti dalle cellule delle lingue umane. Ci sono anche componenti neurologiche e circolatorie, ma sono estremamente mutate e atrofiche, e c'è anche un sistema riproduttivo e uno digestivo.
i polipi emettono uno strano liquido composto da solidi semi digeriti, seme, materia fecale ed è pieno di virus, batteri e parassiti, molti inediti e mai scoperti. Questo liquido è importante per il suo ciclo riproduttivo, perché i vertebrati infettati avranno i seguenti sintomi: aumento del peso, fame costante, istinto di mangiare oggetti spiacevoli o non appetibili come carne cruda, organi, erba, legno, calcificazione, indurimento della pelle, formazione di polipi sulla pelle, riduzione dell'intelligenza e della mobilità, aumento dell'aggressività, istinto di entrare in acqua marina, atrofia generale, fino a trasformarsi in una nuova istanza di SCP-835. C'è un cartello, noto come SCP-355. Il cartello dice non calpestare l'erba. Ma stavolta lo intende sul serio. L'erba sul prato di SCP-355 è affilata come una lama. Qualsiasi specie la calpesti senza protezione in Kevlar o superiore subirà tagli profondi, avrà i tessuti danneggiati, liquefatti da un acido e i fluidi corporei verranno assorbiti dalla pianta e portati in profondità. Non è possibile scappare. L'erba infatti ha delle estremità affilate che uncinano la carne bloccando il piede. Se si perde l'equilibrio si finisce solo per cadere su altre lame che rimanendo rendono il corpo ancora più intrappolato. È come una ragnatela. Muoversi peggiora solo la situazione. Alla fine si muore per perdita di fluidi vitali e lentamente digeriti. SCP-299 è un organismo arboriforme connesso a tutti gli alberi vicini tramite radici. Più tempo queste passano connesse all'SCP, più tendono a trasformarsi in copia dell'SCP, che in questo modo si diffonde e forma una rete di organismi. La superficie delle foglie è estremamente affilata e produce dei composti chimici che causano un'immediata e gigantesca paranoia e aggressività in tutti gli animali, umani compresi. Le persone affette da questo composto tendono a dividersi e vagare sole per la foresta, e ciò rende più facile che incappino in una zona infestata. Che furbo, non trovate? SCP-020 è un organismo fungino a rapidissima diffusione, capace di influenzare i sensi e il comportamento delle creature viventi, compresi gli umani. È capace di rendersi invisibile all'osservazione diretta e anche al microscopio. È visibile solo agli esseri umani che lo guardano indirettamente, come tramite fotografie come questa, prese da persone che non avevano idea di che cosa stavano guardando e vedevano una stanza normale. Una volta che SCP-020 ha formato una colonia, di solito nelle residenze umane, produce delle spore che influenzano il comportamento umano. I soggetti tenteranno a creare un ambiente umido e caldo, favorevole alle spore, e inviteranno altre persone nelle loro case per diffondere le spore. Quando la concentrazione di colonie di spore raggiunge un livello critico, la salute dell'individuo deteriorerà, risultando nella morte. Ma i loro cadaveri diventeranno degli ospiti delle spore, dei portatori, tenuti in vita dalle piante che si nutriranno di loro. Degli zombie vegetali, alla faccia dei vegani. SCP-621 è una serie di piante angiosperme estremamente invasive, simile a dei tulipani estremamente luminescenti, che brillano di colori diversi. Questi colori sembrano avere un effetto ipnotico sugli esseri umani, che desiderano a tutti i costi possedere i fiori. Animali come le api sono estremamente stimolate a impollinare i fiori, mentre gli animali erbivori sembrano terrorizzati da questi fiori e fuggono via, tentando addirittura il suicidio. Il fiore ha un profumo soave. Quando viene portato vicino ad altre piante, è capace di prendere tutti i nutrimenti per sé, rendendo il suolo in breve tempo poco nutriente, e richiede molta più acqua di tutte le altre piante. Le capacità ipnotiche di questa pianta sono tremende. Le associazioni ambientaliste la proteggono, gli agricoltori perdono i loro raccolti con tranquillità dicendo che i fiori sono troppo belli, nessuno riesce a toccarli, interi ecosistemi sono andati perduti. Mangiare il fiore è quasi impossibile, si temono possibili effetti collaterali, si viene colti da ansia e terrore. Si ritiene che possa creare una droga estremamente potente, capace di creare incubi lucidi di durata infinita, anche da svegli. SCP-1638 è un insieme di piante che, insieme, hanno un potente effetto anecoico. Impediscono qualsiasi suono nella loro area più alto di 5 decibel. Le piante sono capaci di controllare la superficie della loro geometria in modo che le onde sonore vengano assorbite, cancellate, attutite o deviate per impedire l'eco, e in questa foresta regna un perenne silenzio. In caso di un suono superiore a 85 decibel che non viene represso entro 10 secondi, viene attivato un evento ARPO. Una serie di insetti creati dalle piante voleranno attorno alla sorgente del rumore e muoveranno le ali in modo da eliminare completamente il suono. L'individuo che produce il rumore riporta di sentire soltanto la sua voce e nient'altro, è avvolto da una bolla di silenzio. Questo bosco sembra innocuo, ma è una vera e propria trappola psicologica, perché chi entra finisce per non sentire i suoni circostanti, per venire immerso in un silenzio costante che lentamente lo porta ad illusioni audiovisive e paranoia. Il silenzio cresce sempre di più, fino a non riuscire neanche a sentire la propria voce, e chi disturba il silenzio non esce dalla foresta. Cominciate a vedere un pattern? SCP-059 è un minerale proveniente da un universo parallelo con un numero di dimensioni differente. Produce un tipo di radiazione mai vista prima, definita momentaneamente Delta, accompagnata da un colore blu brillante.
Quando una zona è esposta a radiazioni delta per più di 15 minuti, un nuovo tipo di fungo appare ed inizia a crescere. Non ha bisogno di nutrimento se non la radiazione. Se continua a riprodursi, la quantità di radiazione emessa aumenterà e ciò aumenterà la crescita del fungo, in un ciclo esponenziale sempre più potente che può portare ad una esplosione epidemica. E se la cosa continua, gli elementi sottoposti alla radiazione tenderanno a diventare invisibili e poi sparire, secondo alcuni trasportati nella dimensione parallela. Gli umani infatati dal fungo, che ancora possono parlare, riferiscono di una realtà completamente diversa dalla nostra, una realtà ricoperta dal fungo, ricoperta dalla luce blu del paradiso, una realtà parallela alla nostra che solo loro riescono a vedere, e quando spariscono si ritiene che siano finiti in quella realtà per sempre. SCP-667 è una pianta capace di digerire velocemente animali vivi o morti, avvolgendoli nelle loro radici e digerendoli con composti alcalini. Ma non solo, produce dei fiori, dei frutti delle appendici, che sono in tutto e per tutto simili ad animali, insetti per la precisione. Questi insetti sembrano nutrirsi del polline di SCP-667 e difendere la pianta avvolgendo un gruppo di animali vicini. Gli insetti sono bioluminescenti come lucciole e producono un effetto ipnotico sugli animali, che li seguono fino alla pianta. SCP-417 è un baobab africano, molto pericoloso per i pianeti di piccola taglia, che produce frutti ad ogni tramonto. Quando il sole sorge, il frutto matura e alla fine cade. Si tratta di una specie di melagrano viola scuro, che se viene aperto mostra una cavità interna piena di insetti che attaccheranno qualsiasi cosa si muova, producendo punture estremamente dolorose. Le punture producono dei buboni, e dai buboni iniziano ad emergere delle piccole appendici legnose, dei rami, che tendono a trasformare la vittima in SCP-417. SCP-937 è un albero che produce degli strani frutti di forma insettoide, che una volta maturi si separeranno dall'albero madre e cercheranno forme di vita da usare come fertilizzanti per le radici dell'SCP, e hanno un comportamento simile ad un formicaio estremamente complesso e territoriale. Lavoreranno insieme per contrastare le forme di vita più grandi che minacciano il loro ecosistema. Immaginate un insieme di piante diffuse su tutto il mondo e un gruppo di insetti tutti coordinati insieme che lavorano per mantenerle in vita e, in caso qualcuno minacci l'ambiente, sono pronte ad infiltrarsi in qualsiasi luogo e colpire uccidendolo. Chi sarebbero i primi a venire attaccati? Ed infine, SCP-197 è una nursery a serra piena di piante che sono tutte dotate di autocoscienza, capacità sensoriali, intelligenza, capacità di movimento ed intelligenza nonostante la mancanza di un sistema nervoso, cervello, organi sensoriali, corde vocali e muscolatura. Hanno una longevità e un grado di crescita che è mostruoso e sono in quasi perenne stato di fioritura, se sono angiosperme. Combinando il DNA agli elementi che compongono tutti questi SCP vegetali e questi funghi e somministrando il risultato in un virus vettore nel nostro amato blob, sono riuscito a farlo evolvere da un semplice ammasso di cellule indifferenziate ad una forma di vita più complessa, che gode di tessuti differenziati come le piante, capacità di fotosintesi, autosufficienza, molto più avanzato biologicamente. Ma non solo, questa nuova creatura è simile ad una gigantesca foresta composta dalle piante più disparate, continua a crescere senza sosta, resistendo a tutti i tipi di danno, espandendosi, infettando le altre piante e digerendo tutto ciò che si trova sulla sua via. E tutte le piante sono connesse a livello delle radici, si scambiano nutrienti, comunicano fra di loro, coordinando la loro strategia e formando una sola grande coscienza collettiva vegetale, Gaia. Questa gigantesca foresta produce un solo tipo di frutti, frutti di forma insettoide, che la servono costantemente, contribuiscono ad impollinare i fiori, attaccano gli animali pericolosi, ipnotizzano le potenziali prede, distribuiscono i nutrienti. Questo enorme sciame di insetti a metà fra formiche, api e ragni è coordinato dalla coscienza collettiva di Gaia, e sono capaci di strategia complessa e analisi geopolitica di altissimo livello, come in una gigantesca partita a scacchi, e chiunque venga a punto diventa parte della foresta. La foresta si espande, e la preda principale sono gli animali. Chiunque entri nella foresta prima o poi si perderà, perché la foresta ha una struttura volutamente contorta, labirintica, la luce viene filtrata e tutti i suoni sono ovattati, creando una situazione che porta ad allucinazioni. Gli umani che entrano nella foresta tendono a disperdersi e poi verranno punti o dagli insetti, o dalle foglie, o toccando i tronchi. A quel punto cadranno a terra, mentre le radici e i rami li avvolgono e lentamente il loro corpo si trasforma in un nuovo albero, la cui resina è una potente forma di energia. Le piante sono capaci anche di divorare gli animali e la loro carne, oltre che di usarli a scopo riproduttivo, e l'anatomia vegetale è fusa a quella animale. Gli alberi sono tutti ex umani convertiti. Ma l'effetto più importante è quello illusorio. Le piante emettono una serie di gas capaci di generare potentissime illusioni di ipnotizzare gli umani. Chiunque respiri questo gas inodore e incolore non può danneggiare le piante, ma anzi vuole prendersene cura, e se si trova in una foresta tende a perdersi, attratto dalle voci dei suoi parenti e amici lontani.
Ma più entra in questa foresta, più la realtà finisce per distorcersi in un incubo orribile, in cui le sue peggiori paure si realizzano fino a condurla alla follia. Questo gas, questa nebbia è capace di portarti in una dimensione parallela alla nostra, una dimensione in cui si può entrare solo respirando questo gas, che ti fa vedere cose prima invisibili giusto accanto a te, creature che non sono sondabili dal mondo scientifico. E se resti per troppo tempo a scrutare l'abisso, l'abisso scruterà te e finirai per caderci dentro. Coloro che si perdono nella foresta non escono più e non vengono mai ritrovati. Se non sono stati divorati o convertiti in piante, probabilmente sono finiti in quella dimensione parallela, accessibile solo laddove c'è la nebbia. La mia famiglia per generazioni ha avuto un albero simile a questa specie nel suo cimitero. Ora anche lui fa parte di questo collettivo. Gli umani presi da questa nebbia sono completamente cambiati, venerano la foresta e vogliono invitare altri ad unirsi a loro, respirare l'aria, a difenderla, aiutano a diffondere le piante. E il destino di questa forma di vita è solo uno: espandersi, evolvere, infettare. Questa gigantesca foresta blob continuerà la sua espansione e la natura si riprenderà ciò che le appartiene ed è sempre più intelligente. Nessuno si salverà e persino un vegano si ritroverà a temere quella che prima considerava una preda. Nessuna pianta è al sicuro e tutte potrebbero essere già state infettate. Qualsiasi frutto, qualsiasi prato, qualsiasi piantina da giardino, basta una sola spora e diventa parte di questa entità. Noi viviamo in un pianeta verde, a maggioranza vegetale. Non possiamo sfuggire a questa rete vegetale che continua ad espandersi man mano che parliamo. Tutto questo è già reale. Le piante erano già capaci di comunicare e connettersi fra di loro, ma ora lo sono ad un livello superiore. La città dove è nata la prima foresta è completamente avvolta dalla nebbia adesso, e la nebbia si sta espandendo. Ne è passato di tempo, da quando era un semplice virus. Come crescono in fretta. E questo, ciò di cui sono venuto ad informarvi, cari direttori della Fondazione, nell'imminente fine di tutto il regno animale, di cui siamo parte. Ti avevamo chiesto di combattere il blob, e tu l'hai fatto evolvere. Hai firmato la nostra condanna a morte. E oltre qualsiasi criterio di classificazione Keter, l'intero pianeta è condannato. Dannazione, ci sono piante persino in questa stanza! Oh, ma l'ho fatto. Mi avete chiesto di contrastare il blob, e per questo ho creato il nostro caro virus informatico che sta continuando a crescere mentre parliamo. Ma per avere effetto, il blob deve essere senziente, deve possedere un'intelligenza e un'autocoscienza abbastanza alte, deve avere un cervello. Un virus informatico è inutile contro una pietra, un virus mentale è inutile contro un gruppo di cellule. Ben presto i due mostri che ho creato si saranno evoluti abbastanza da essere compatibili e scontrarsi. L'alternativa era venire divorati tutti. Potresti avere ragione, ma adesso l'intero pianeta è condannato. Se le cose non andranno secondo i tuoi piani, tutta la superficie terrestre sarà ricoperta dal verde e ogni altra forma di vita sarà assorbita in una sola mente vegetale. La Fondazione non approva il tuo mito di folle privi di... Ehi, mister direttore, guardami, guardami! Sono io la Fondazione SCP adesso. Nessuno di voi ha la capacità di comprendere questi manufatti come li conosco io. Nessuno di voi ha idea di come sconfiggere questa creatura come lo so io. E nessuno di voi è stato capace di catturare quell'idiota di mio fratello che io vi ho offerto su un piatto d'argento in soli 2 giorni. E vi siete anche fatti scappare quel maledetto tizio dei 1000 senti, sempre più pericoloso. E non osate rimproverarmi. Non sono io quello che ha iniziato tutta questa storia. Il disastro sull'isola lo avete combinato voi. Era una vostra responsabilità. Squadra Argo, scortate pure i nostri cari 5 in una cella di sicurezza. Da questo momento prendo in carico tutte le funzioni di controllo della Fondazione. E quando tornerete all'Area 51, mettetevi in contatto con l'Agenzia Ambientale. È ora di disboscare.